La comunicazione tra ARPA e Regione avviene direttamente all'interno della sala operativa regionale. Durante le allerte meteo arancione e rossa, infatti, oltre ai previsori meteo idro, è presente anche un addetto della comunicazione dell'Agenzia proprio per comunicare sia con Regione ma anche con i cittadini. Gli eventi alluvionali che hanno contraddistinto la Liguria dal 2010 in avanti hanno influito pesantemente nel modo di comunicare dell'Agenzia. In particolare durante le allerte meteo adesso siamo orientati non soltanto ai tecnici ma anche alla popolazione. La nostra pagina Facebook di Agenzia conta quasi 13.000 contatti ed è aggiornata 24 ore su 24 durante le allerte. Come redattore, come cronista di Primo Canale, ho vissuto diverse esperienze in momenti difficili per la nostra regione, in eventi alluvionali e situazioni di pericolo e di emergenza. Era una presenza costante sul territorio, quella dell'emittente, con contatto diretto con la gente, sia con appunto collegamenti in esterna, ma anche con la possibilità di intervenire e segnalare anche telefonicamente le situazioni difficili. Ora, come comunicatore per ARPAL, è chiaro che si cerca di dare un'informazione sempre più presente, anche utilizzando quelli che sono i nuovi strumenti di comunicazione, appunto come i social network, come la presenza costante in sala operativa nei momenti più difficili, delicati. Entrambi gli addetti alla comunicazione presenti, proprio perché non sono soltanto gli addetti alla protezione civile, presenti sul territorio ad essere interessati a questo tipo di informazione, ma ormai anche la popolazione. Stile Primo Canale credo che sia molto chiaro, cioè la prima cosa che cerchiamo di ribadire tutte le volte è quello di non creare allarmismi, cioè spiegare cos'è un'allerta, perché chiudono le scuole, perché ci sono determinati provvedimenti che vengono presi. Andiamo in diretta, ma non lo facciamo per scatenare la paura, lo facciamo perché, come detto prima, c'è il bisogno di informazioni, c'è la sensazione che insomma è necessario un servizio di informazione capillare, di raccolta dalle amministrazioni della protezione civile, dal meteo, su quello che accade e trasmettere queste informazioni ai cittadini. Proviamo a incunearci qui nel lavoro, ma guardate cosa sta succedendo qui nella parte bassa di Montoggio. È incredibile veramente quello che stiamo documentando. Un disastro in piena regola, guardate cosa sta succedendo nel centro di Montoggio. Cioè, su ogni tipo di situazione ci viene chiesta un'informazione, ancora di più ci accade sulla viabilità, ma la cosa che insomma ci ha caratterizzato nel tempo è anche quello di essere riusciti a capire in certe situazioni in cui non c'era nessuna allerta, come nel 2014 quando a Genova il sindaco era a teatro, la protezione civile era chiusa, noi avevamo visto che c'erano situazioni meteo molto critiche, avevamo visto nella mappa dell'ARPAL una striscia viola che dal mare saliva verso la costa e ci siamo allarmati perché avevamo già visto che c'era stato qualche temporale, abbiamo deciso di andare in diretta e abbiamo raccontato minuto per minuto quello che è accaduto. Poi purtroppo ci furono le precipitazioni pesantissime che colpirono Genova, il Ferreggiano esondò, il Bisagno esondò, ci furono vittime, ci furono dei disastri. Durante l'emergenza, in particolar modo durante tutti gli eventi che decidiamo di seguire in diretta con la parte televisiva, cerchiamo di offrire la maggior parte degli aggiornamenti possibili anche sul web, questo ovviamente attraverso lo streaming di ciò che va in onda in televisione, nella sezione dedicata sul sito, e poi aggiornamenti continui dal punto di vista testuale con la notizia che cambia continuamente, eventualmente altre notizie di appoggio che vengono inserite anche in modo da essere visualizzate in tempo reale come aggiornamenti da chi dispone dell'app o da essere condivise sui social, e poi ovviamente continua aggiunta di foto, video e altro materiale. Questo soprattutto durante le emergenze che tra l'altro ci portano, per quanto riguarda il web, un traffico straordinario, non comune rispetto alla normale gestione quotidiana delle notizie.